Allora, mister, questa partita si poteva vincere oggi, così come si è svolta? Per come è andata, dico di sì, nel senso, per come eravamo sul finale in controllo, senza sentore di poter subire il gol, sì. Poi dopo, amaricato? Però, no, amaricato, siamo tutti, la squadra è tutta dispiaciuta, perché comunque trovarsi in vantaggio 2-1, a 5 minuti dalla fine, con senza diciamo rischiare poi più di tanto, no? Sul finale la squadra è dispiaciuta, perché comunque era stata molto brava a ribaltare il risultato. Topoletti, bravissimo difensore, bravissimo giocatore, o errori di ingenuità? Errori di gioventù che fanno crescere, ma li vediamo anche ad altri livelli. Domenica ha fatto una gran partita, oggi ha fatto un'altra gran partita. L'errore tecnico fa parte del gioco del calcio, ne abbiamo fatti due, perché anche sul primo gol abbiamo perso una palla. Sono errori che fanno crescere, che però comunque Alessandro ha fatto un'altra gran partita. È chiaro, forse io dico lì c'è stato un errore, secondo me ci deve essere più comunicazione, cioè nel senso chiamarli, parlare di più, aiutarli, cioè aiutarsi fra di loro in campo, perché dove non arrivo io si devono chiamare solo, magari quella palla la mettiamo giù e non succede niente, però li fanno in Serie A ad altissimi livelli, come è successo ieri con la Juve, in Serie B, ma va bene, sono cose che ci si può far poco, sono cose che fanno crescere, che alla lunga non si faranno sicuramente. Bene, grazie mister. Grazie mister.